Tutti preoccupati perché a poche ore dal match si ammala Matteo Leporale, confronto con Trieste, non facile, però poi arriva Andrea Narciso e fa 5 gol nel confronto, Lazio vince, insomma direi che è andata benissimo. Sì, sì, è andata sicuramente bene, però Matteo è una pedina fondamentale per noi, è uno dei centri più forti del campionato, quindi è stata una bella botta, diciamo. Però sta un po' male, quindi noi abbiamo stretto i denti e non abbiamo mollato come al solito. Successo fondamentale, il secondo di seguito qui al Foro, tra l'altro con un distacco importante. La Lazio sta maturando anche da questo punto di vista. Riesce a gestire meglio le partite finalmente dopo aver sofferto tante volte nel quarto tempo? Sì, sì, sicuramente siamo una squadra molto giovane, quindi diciamo che inizialmente la gestione della partita sia davanti che dietro è sempre difficile con i giovani perché subentra sempre l'emozione, un po' di adrenalina in più, ecco. Però Claudio, credo che noi e Claudio stiamo facendo tutti un grandissimo lavoro sotto questo punto di vista e sta andando sicuramente meglio, si vede, i risultati si vedono. Avevi tanta voglia, si è visto, perché al di là dei gol, le espulsioni, chiedevi subito palla, volevi provare a sfruttare ogni occasione. Insomma, anche in questo hai dimostrato grande maturità, perché insomma, hai avuto una settimana molto particolare, volevi tornare in vasca e rispondere in questo modo, scaricare un po' di adrenalina, di tossine così. Sì, diciamo che un po' di tensione, un po' di adrenalina c'è stata in questa settimana. Però quando si entra in vasca credo che bisogna giocare sempre divertendosi, pensando a poco, soprattutto a quello che bisogna fare in acqua, ma soprattutto appunto divertendosi perché è un gioco fantastico e mio padre me lo diceva sempre, divertiti, quando entri in acqua divertiti e basta, pensa solo a giocare, a essere felice, io oggi l'ho fatto. Immagino che la dedica sia ovviamente per lui, immagino che qualche gol in acqua, insomma, gliel'hai mandato a Bari dove ha lottato come un'aquila, gli ho scritto poco fa, insomma ci ha seguito, ha visto il confronto, è uno di noi, uno della Lazio, quindi ovviamente ci stringiamo a lui, immagino che tu voglia dedicargli questa prestazione eccellente da parte tua. Sì, sì, sicuramente è tutta sua, ma è come tutto suo sempre, tutte le prestazioni, a parte il fatto di questo sfortunato incidente, che andava a finire tutto bene, è sempre la mia prestazione, è sempre dedicata a lui e alla mia famiglia, perché è la cosa più importante. Poi la Lazio è una grande famiglia, quindi mi hanno fatto subito divertire, pensarci poco e appunto giocare bene come sappiamo fare. Slobodan Zoro, l'abbiamo detto in telecronaca, hai preso le chiavi, hai chiuso la porta, oggi non passa nessuno. No, solo 9 gol, no? Ultime 3 partite erano 8, oggi 9, ma sono contento con nostra difesa perché abbiamo migliorato tanto dall'inizio della stagione, quando erano 13-14 gol ogni partita. E siamo un'altra squadra, oggi abbiamo vinto 3 punti molto importanti per noi, 3 punti che non erano iscritti prima in calendario, e continuiamo, la stagione è lunga, abbiamo anche tante partite importanti prossime in Salerno, una piscina molto complicata, io mai giocato ma sentito da altri che è molto molto specifica per Torcida, ci sono tanti gente, ma proviamo a fare altri 3 punti e con questi altri 3 già abbiamo una situazione molto molto meglio da prima. Ti sta aiutando tantissimo Claudio anche a registrare la difesa, a far crescere questi giovani che stanno dando un contributo importante, era impensabile all'inizio campionato, invece sono importanti in questa fase. Sì, sì, certo, ma io voglio aggredire questi tutti i ragazzi perché sono molto bravi, non solo in partite ma anche tutti i giorni quando alleniamo insieme. Loro sono molto concentrati, vogliono sentire tutto che io lo dire a loro, ma io ho tante cose per dirlo, ma non è solo dire cose e dopo fare subito, è un processo lungo, è un processo complicato, ma anche i ragazzi sono bravi, allenano forte, giocano anche più perché siamo veramente una squadra dal giocatori giovani, senza me tutti gli altri sono bravi, anche oggi era un po' più complicato senza Matteo che ieri ha allenato con noi, oggi è malato, ma abbiamo dimostrato a tutti che possiamo anche giocare contro giocatori molto importanti. Si dice che i grandi campioni giochino allo stesso livello dall'allenamento alla partita. Non sappiamo esattamente quanti anni abbia Turo sulla carta d'identità, almeno vedendoti giocare in vasca. Ti diverti ancora? Ti piace ancora questo sport? Sei innamorato di questo sport? No, è una,
sono in una fase dove tutto che faccio è una cosa bellissima, è un gran piacere quando dopo tanti anni in vasca puoi sentire che tutte queste cose che puoi sentire in acqua durante partita, in questi momenti complicati, è come un tipo da droga, è una cosa veramente forte. Io sento bello sentire tutto il mio corpo svegliato, alzato per fare qualcosa in più. E mi piacciono questi momenti complicati perché è quello, è sport, è una cosa veramente speciale. E qui alla Lazio cosa hai trovato? Trovo tutti i giorni, non c'è una cosa, ma anche ogni giorno, ogni partita, può essere un secondo, può essere un minuto, può essere un time out, sono tanti dettagli, tanti momenti, ma io ho visto cose, lo dico quando finissiamo questa stagione, campionato, voglio dire qualcosa in più, ma adesso è ancora presto, abbiamo una strada lunga, e abbiamo fatto prima partita dal ritorno, subito sabato prossimo, dopo mercoledì, sabato abbiamo tre partite in una settimana, è un po' stancante perché non abbiamo tanti giocatori esperienti che sono capaci di rimanere in questo ritmo alto, ma proviamo a fare tutto che possiamo per prendere tutti i punti possibili. Claudio Sebastianotti, non è un caso se due squadre come Florenza e Trieste qui hanno sofferto, lo possono avere incontrato la giornata, no, ma sicuramente hanno incontrato anche una preparazione tattica perfetta, un grande lavoro, perché abbiamo sottolineato tante volte l'attività dei nostri giocatori, il cuore, ma iniziamo anche a dire che abbiamo un grande allenatore. Ma io nella partita di oggi, se si dice ben venga, però oggi c'era più il fisico, oggi è stata una partita molto atletica, molto nuotata. E entrambe le formazioni erano un po' rimaneggiate, per dire la verità noi chiaramente senza Matteo Leporale ci ha tolto tanto, ci siamo un po' adeguati a questa mancanza sui 2 metri di un centro po' pesante dove noi possiamo affidarci spesso. Andrea ha fatto un gran lavoro, ma poi insomma abbiamo trovato soluzioni alternative. Lo stesso hanno fatto loro, perché poi anche loro avevano degli infortunati influenzati in casa, per cui era un esito difficile insomma stabilire chi delle due squadre poteva dare qualcosa in più. Noi qui in casa sembra che ce l'abbiamo sempre quel qualcosa in più. E non solo in casa, perché anche fuori casa abbiamo avuto molte prestazioni positive, è mancato in molti casi il graffio finale, la Lazio che si faceva recuperare, invece sembra aver registrato anche questo aspetto, più matura a gestire la gara nel confronto, anche se c'è stanchezza? Quello viene, ci ha aiutato anche tanto la pausa, il quarto tempo, gestire il quarto tempo, di avere una base solida, questa base solida la fai durante gli allenamenti, quindi avere la pausa di 2 mesi ci ha aiutato anche un po' a riorganizzarci sotto quel punto di vista dove insomma ne avevamo un po' meno. Sei contento, immagino, hai detto che è una delle più belle vittorie che hai ottenuto da quando sei allenatore, insomma, in questa carriera? Sì, queste sono, se vuoi qualcosa in più, se ti vuoi togliere dalla bagarre sotto dei play-out, devi andare a rosicchiare quei punti dove all'inizio non li avevi messi in considerazione. Questi sicuramente col Trieste, una squadra che è quinta, anche se giochi in casa, erano quei punti che devi fare in più per sperare, insomma, per farti cambiare un po' l'obiettivo, quello iniziale. Ogni volta un passo in più, siamo partiti con l'obiettivo per non arrivare ultimi, ora l'abbiamo un po' ricalibrato per stare fuori dai play-out. Aspettiamo e vediamo incrociando le dita. Sì, quello sempre. Un po' di fortuna.